un'altra manifestazione ben riuscita, un'altra giornata di sport. Diciamo che l'AS di Rugby Salerno ha creato questa struttura perché la presa che era un campo verde ha realizzato un campo da rugby, le aspettative erano addirittura minori rispetto a poi quella che sta diventando una realtà e soprattutto un punto di riferimento per la nostra città, ma per tutta la provincia di Salerno. Speriamo che sempre più persone si avvicinino a questo sport, sempre più persone frequentino questo campo da rugby, speriamo sempre di più di trasferire soprattutto quella che è la mentalità del rugby. Perché portare in avanti questo sport sconosciuto e più anche a San Severino? Beh, innanzitutto per i valori educativi che riteniamo da ex giocatori e appassionati siano assolutamente quasi unici tra tutti gli sport. Un semplice esempio, non troverete mai un giocatore di rugby per terra a lamentarsi come avviene nel calcio o fare finte o falli di simulazione, è molto difficile se non raro. Proprio perché nello spirito, anzi, viene ritenuto un offensivo anche nei riguardi dei compagni di squadra, una cosa del genere. Quindi uno sport completo. In che consiste appunto il gioco del rugby e come si differisce dal rugby, dal football americano? Il problema è che il rugby si può passare la palla solo all'indietro, quindi ovviamente bisogna avanzare tutti insieme se bisogna passare la palla indietro, bisogna necessariamente avanzare tutti insieme, altrimenti si perde terreno. Rispetto al football americano ci sono delle precise regole, non si può gettare a terra l'avversario se non quando c'ha la palla e solo in un determinato modo, cioè non è possibile la presa al collo, non è possibile dare un cazzotto, insomma c'è il cosiddetto placcaggio che è normato da precise regole. E quindi uno sport anche che insegna il rispetto per l'avversario. Soprattutto dell'avversario, rispetto dei compagni di squadra, che è un tutt'uno in effetti. E del resto c'è la conclusione alla fine dei due tempi, nel terzo tempo, che è un terzo tempo dove si mangia e si beve tutti insieme, entrambe le squadre, quindi per annullare le differenze che possono gli screzi, tutto si viene dimenticato, tutto si deve lasciare sul campo di quello che è. Un'attività quindi ludica, molto diciamo adatta ai bambini e ai loro genitori. E per quanto riguarda il torneo di stasera 6 aprile, il torneo Fair Play Mazzagalli, cosa dice? Il torneo è per ricordare un giocatore, ex allenatore e anche arbitro di rugby. È stato organizzato da un comitato di amici di Mazzagalli che hanno chiesto a noi di ospitare l'evento e noi ben volentieri lo facciamo, anche perché è dedicato ai bambini, a tutte le classi di età, dagli under 6 fino agli under 12, perché diciamo la particolarità di questo posto è che innanzitutto vogliamo far crescere il rugby dal basso, dai bambini, perché vogliamo che attecchisca a livello dalle prime fasce di età. Voi siete operativi con la sua squadra, col suo team, sin dal 2018, giugno 2018, e avete anche molte attività, sì, avete anche defibrillatori, siete cardioprotetti. Il campo è cardioprotetto, ovviamente c'è necessariamente l'assistenza medica per ogni evento, quindi da questo punto di vista siamo al sicuro. Un'ultima domanda, che cosa può offrire ed offre in realtà già adesso il rugby rispetto al calcio che è più famoso, senza voler parlare male di nessuno? Che cosa può offrire? Bah, forse uno spirito di senza interessi che non siano quelli di voler crescere, voler diventare veri anche uomini e cittadini, per così dire. È uno sport che deve formare la persona innanzitutto, al di là di chi è bravo o chi è meno bravo. Come giudica lo sport del rugby e quali iniziative attua la sua federazione a livello regionale Campania? Che cosa si occupa, che cosa fa, se ci sono delle iniziative, delle manifestazioni sportive non solo? Allora, la FIR ha un duplice compito, quello di organizzazione di attività, quindi noi organizziamo i campionati di Serie C,
l'attività giovanile under 18, under 16, under 14, le attività di mini rugby. E poi abbiamo una finalità promozionale, che è quella di aiutare e sostenere le società nelle iniziative come queste, che sono iniziative di diffusione e di promozione del rugby e dei valori del rugby. Diamo un supporto tecnico sostanzialmente attraverso tutta una struttura tecnica regionale e diamo anche delle attività di indirizzo nel cercare di aiutare le società a organizzare sempre al meglio quelle che sono le loro attività. Dal punto di vista economico e finanziario, appunto, come vi finanziate? Che cosa i fondi si sono stati stornati? Se c'è un'iniziativa particolare per cui recuperare appunto soldi, fondi? Allora, le società sostanzialmente si finanziano attraverso due strumenti fondamentali. Una è la sponsorizzazione, quindi la captazione di società commerciali che fanno attività di promozione sul territorio, e l'altro è quello dell'autotesseramento, cioè voglio dire i genitori dei ragazzi alimentano l'associazione attraverso delle donazioni volontarie. È chiaro che la crescita di una società passa anche attraverso quelle che sono le disponibilità finanziarie di una società, e quindi avere delle aziende anche piccole che possano stare vicino a queste associazioni che tanto si prodigano per i ragazzi significa dare a loro la possibilità di fare sempre di più e fare sempre meglio, organizzare sempre iniziative più importanti e diciamo sempre con una maggiore valenza, sempre per il benessere dei ragazzi. Le istituzioni mi aiutano da questo punto di vista o no? Noi come federazione siamo istituzione, diciamo che il discorso non è univoco in tutta Italia, ci sono situazioni in cui le amministrazioni locali sono vicine alle società, diciamo, che praticano il rugby, e situazioni come la nostra dove invece non abbiamo un interesse particolare da parte delle amministrazioni locali a livello di finanziamento, aiuti economici, finanziamento di attività per quanto riguarda le società sportive che praticano il rugby. In particolare per quanto riguarda il territorio salernitano tutte le società si autofinanziano o attraverso, appunto, come dicevo, la sponsorizzazione o attraverso il versamento degli associati e volontari. Per quanto riguarda il contest di stasera, cosa vi aspetta? Cosa si aspetta lei? Allora, quello che mi aspettavo è quello che ho trovato, tanti bambini che hanno tanta voglia di giocare, tanti educatori, perché qua parliamo non di allenatori ma di educatori, tanti educatori che si divertono insieme ai bambini, che cercano anche di cacciare il meglio dai loro piccoli atleti, e soprattutto tanta voglia di stare insieme, di partecipare, di vivere un pomeriggio in armonia insieme a genitori, bambini, educatori che vengono da altre città e che ovviamente vengono qua per passare una bella giornata di sport. Di cosa si tratta? Cosa tratta questo torneo fair? Che cosa significa il gioco facile, gentile, fair appunto? Dunque, il torneo per le categorie che vanno dall'Under 6 all'Under 12 in realtà è un rugby molto soft, deve semplicemente insegnare ai ragazzi a stare insieme, a socializzare e a divertirsi in mezzo al campo, quindi vuol dire semplicemente giochiamo per divertirci. Cosa si augura per il futuro del rugby a San Severino, a Cioragni e della S di Salerno in genere? Beh, più che augurarmi, spero di poter essere parte attiva per riuscire a creare un movimento rugbistico che abbia dei progetti e delle prospettive. Per il momento siamo partiti da pochi mesi, abbiamo ottimi risultati grazie anche all'ingresso nelle scuole, in alcune scuole di San Severino. I ragazzini che sono sui nostri campi giocano da 3 o 4 mesi, non di più, si stanno divertendo e noi siamo contenti di questo. Ecco, a proposito delle scuole, ci illustri il suo progetto, che cosa intende attuare? Ci saranno degli operatori che andranno a parlare con i ragazzi, con i bambini? Allora, noi abbiamo presentato presso il secondo circolo un progetto che ci ha permesso di far avvicinare al rugby i ragazzi. Abbiamo proposto l'ingresso di istruttori qualificati nelle palestre e abbiamo avuto un'adesione di oltre 200 ragazzi, quindi in questo momento noi siamo entrati in contatto con oltre 200 ragazzini di età che va dai 5 ai 10-11 anni, i quali hanno per la prima volta visto un pallone da rugby e hanno avvicinato la disciplina e si stanno divertendo. Contiamo di replicare l'anno prossimo aumentando ovviamente il numero delle scuole e quindi il numero dei ragazzi che si avvicinano al rugby. Vuole dire qualcosa? Vuole chiedere, vuole fare un appello alle istituzioni locali e non? Allora, più che un appello è un'incitazione alle famiglie
alle famiglie a far avvicinare a sport sani, a sport puliti i propri figli, perché ogni ragazzino che calca un campo di qualsiasi disciplina sportiva è un ragazzino in meno per la strada, è un ragazzino in meno soggetto alle insidie che ben conosciamo. Per cui l'unico appello che mi sento di fare è quello di cercare di far avvicinare quanto più possibile i ragazzi allo sport, perché alla fine si divertono, non c'è bisogno di vincere o di fare chissà quali grandi carriere, l'importante è divertirsi e stare con gli amici. L'ultima domanda, lei perde, toglie e sottrae del tempo alla famiglia, anche le famiglie dei ragazzini, dei bambini che giocano? Beh certo, alla mia famiglia soprattutto, che devo ringraziare perché mi sopporta, ma è chiaro che anche tutte le famiglie dei ragazzi che vengono sui campi danno tanto tempo, e è un impegno oneroso, è un impegno che comunque i genitori sostengono con piacere, e questa è l'unica nostra grande consolazione. Ora!
Cercare questa palla, Carmine, vattene a prendere. Pure tu, Brusco, non siamo tu, vattene a prendere. Brusco, no, vattene a prendere questa palla. State guardando la palla, state guardando. Seguiamo il compagno, vai, vai, scatta! Bravissimo! Matteo, non saltare, corri! Bravo! Forza! Allora, ognuno di fronte al suo avversario, quando parte ognuno va verso il giocatore, d'accordo? Più qua perché loro guardate! Dove si mettono? Pronti! Dai, Carmine, bravo! Palla partita, andatevi a prendere la palla! Lucia, vai! Occhio, va bene, vai! Vai con questa palla, vai, forza! Basta. Prendetevi la palla, prendetevi la palla! Lascia! Vai! Ha fischiato! No, non ce la fa, non è che lo facciamo, l'ho rivisto. No, 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 no.
va bene, no! No. Basta, pochi! Avanza, vai! Bravo, Giulia, brava! Non ti devi buttare così! Ho la palla in mano a una delle due squadre e dovete voi fare la meta di là e voi dovete fare la meta dopo questa qua. Una volta che uscite fuori, io vi chiamo di fuori, vi fermate e date la palla alla squadra avversaria. Ok? Prendete la palla a me una volta che uscite fuori. Adesso io do la palla a una delle due squadre e dovete andare a fare la meta. Squadra Lumaco! Lumaco! Balla in mano alla squadra di Costantino, vai, avanza, avanza, dovete andare a fare la meta. 1, 2, 3 e io sono in palla. Non vi siete nemmeno accorti. Siete lumacini. Bravo Emiliano. Emi, l'unica cosa. Emiliano, ti hai preso subito un passo. Ugo! Vabbè, ah no, è Carmine, scusatemi. Ugo! Li vedo biondi. Basta che li vedo biondi. Ma no, ma direi un video, non è una fotografia. È un video. Venite! Di qua, bambini! No, 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 no! Giulia, dai! Su, su, su! Guarda quel biondo! Oh, lo sai che quel biondo col bottino ha già fatto il suo primo placcaggio? Forza! Benedetta! Vieni, vabbè, vieni! Mezza ragazzina! Luigi! Vieni! Vieni! Forza! Quando non devi giocare! Ragazzi, tutti così pronti! Steso, vai, steso, stenditi! Avanti, stendi sui tuoi compagni, vai! È più bello, eh! Ah, così! Viva il rugby, ragazzi! Forza!